close shut the jaws of oblivion. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate su Games Channel. Io direi di lasciare la grande foresta e di tornare sulla strada. Cavaccio, vedete qui a sud, ed è piuttosto vicina. Allora, facciamo così, ci andiamo a Skingrad. Torniamo sulla strada e poi via diretti verso l'obiettivo, verso Martin. Sì. Perché la foresta, ragazzi, è un luogo irto di insidie. Di pericoli. E io non sono in grado di affrontarli. Sto a livello 1. In realtà non è neanche saggio andare verso Cavaccia. Però vabbè, dai, non fa niente. E JP Game, convengo con te su quanto è scritto. Cioè, è bene ogni tanto mostrare i viaggi per intero e non tagliarli, non usare i viaggi rapidi. Hai ragione. Perché penso che questo sia proprio il bello di Elder Scrolls. Lo amo soprattutto per questo. Perché i viaggi poi ti mettono davanti a incontri casuali, interessanti, NPC stravaganti, santuari, rovine interessanti da visitare. Hai ragione. Se ho abusato dei viaggi rapidi è perché stava diventando troppo lungo quel video. Ho impiegato 16 ore per caricarlo. Ecco. Poi dipende anche dal tempo che ho a disposizione. Se ho avviato una quest e ho solo mezz'ora per giocare, non posso permettermi di fare i viaggi così lunghi da Color a Chedinal. Cioè, dovrei dividere poi i video in due o tre parti. Sinceramente mi dà un po' fastidio, ok? A me mi piace iniziare un video con una missione e terminarlo. Cioè, terminare quella missione nella stessa parte. Cioè, mi piacerebbe poi, oh, vabbè, per carità. Quindi devo sempre valutare queste cosette qui. Oggi ho poco tempo. Faremo questo viaggio da qui a Kvatch e basta. Però volevo far uscire un video prima di domenica perché non ci sono fino a lunedì e quindi ci tenevo. Avete visto, ragazzi, l'intro? Vi è piaciuta? Cosa ne pensate? Fatemi sapere. Continuo a preferire quella di Skyrim perché è più semplice e diretta. Questa magari fra 3-4 mesi mi romperà le scatole. Però niente. Fino a quando non mi verranno in mente altre idee, ci farò rimanere questa. È qui dove l'ho registrata, lì che era qui sopra praticamente. Comunque, questo è un santuario a Edrico, dedicato a Julianus, il mio Aedra preferito. Conosci la verità, osserva la legge, prega gli altari della mia cappella per ricevere la mia benedizione. E l'Aedra ci ha benedetti. Non è da sottovalutare questa cosa, eh. Noi c'è. Qui c'è stata una interazione diretta con l'Aedra. Qui ci ha benedetti. Julianus, magica ovviamente. Fortifica magica e intelligenza, giusto? Quindi, magica aumentata e intelligenza aumentata. Influisce sulla quantità totale di magica e sull'uso della magia. Da essa dipendono le abilità alchimia, vocazione e misticismo. Buona anche per League. Alchimia. La magica adesso la sto utilizzando anche io, quindi va bene. Evocazione, magari qualcosina prima o poi. Forza! Allora, quando aumenterò di livello, perché è esattamente scarso, sicuramente punterò su forza almeno, perché la lama e vigore, sta cosa qua. L'agilità, ovviamente, questo è League, assolutamente, furtività, tiro. E credo che andrò anche di resistenza, almeno nelle battute iniziali, perché è troppo scarso. Per il vigore, salute, per queste cose qua, soprattutto. Va bene. Comunque, adesso, visto che abbiamo. Ci siamo fatti battezzare da Julianus in uno dei suoi santuari. Adesso abbiamo sbloccato gli altari all'interno delle cattedrali delle città. Tipo nella cattedrale di Korol. Adesso c'è l'altare di Julianus utilizzabile. Prima non potevamo utilizzarlo. Dovete sapere che le cattedrali hanno tutte quante, all'interno tutti e 9 gli altari dei 9 divini. Quindi Giuliano, Sidibella, Akatosh, tutti quanti. Quel cervo. Vorrei avvicinarmi. Purtroppo ormai è impaurito. Lo sai che forse però hai ragione tu. Il cavallo fa tanto. Ormai mi ha visto. Oh!
Non ci ho fatto caso, la statua su. Quello è un santuario daedrico. Ma non lo ricordo, sapete. Allora, però, un attimino. Peccato. No, perché sono fatti troppo bene i cervi, i cerviatti. Avete visto nel video scorso quanto era bello quel cerviatto? Va bene. Ci concentriamo sui cerviatti e i cervi un'altra volta. Adesso vado verso quel santuario. Lì c'è una rovina imperiale. Questo è Senguin. Oddio, non me lo ricordavo per niente qua. Allora. Là c'era un santuario aedrico e questo è un santuario daedrico, ok? Sì. Sono i suoi fedeli, che lo pregano, lo venerano. Ovviamente Sanguin, boccale di birra tra le mani, ovvio, è uno che si diverte e si alcolizza come pochi. Allora, parliamo con questo buon uomo. Have you come to revel in the glory that is the shrine of Sanguine? Ai miei stessi occhi, caro Engorm. It is a place of celebration for us. We dance, we make love. Would you speak with Sanguine? Furbacchiotto, ha una Bosmer e una Khajiit. Beh, questo si diverte come un maiale. Non parlerò a Sanguine, altro Approach che. then, and bring Sanguine a gift. Some Cyrodiilic brandy is an appropriate gift for your host. Guarda che faccia da furbacchione che c'ha. The nine divines are boring. Deidre, they're never boring. Che considerazione fantastica. Giusto I'm per. listening. 42, no, era una curiosità. Va bene. I'll be here. Comunque, vedete, questa è una netta differenza che c'è tra Daedra e Aedra. Cioè, l'Aedra non vuole doni da noi. Non siamo forzati a fare questo. Invece, i Daedra sì. In questo caso, lui vuole il brandy sirodillico che possiamo trovare, mi sembra, nella città imperiale. E però c'è una differenza. I Daedra, l'interazione che c'è con i Daedra è più forte. Lì possiamo vedere in alcuni casi il dono che poi ci offre un Daedra è notevolmente superiore a quello di un Aedra. Però l'Aedra non vuole niente in cambio, a differenza di un Daedra. Queste sono le differenze. You have been told how to summon Sanguine. If you feel worthy, proceed. You better have the right offering or you're wasting your time here. Non ce l'ho, quindi è inutile. Goodbye. Ma a parte il dono, abbiamo bisogno, cioè, bisogna rispettare anche dei You have requisiti. been told how to summon Sanguine. If you feel worthy, proceed. Tu non sei parte da trend come Khajiit, We threaten no one. Why can't they just leave us alone? eh? Oddio, povera. Oddio, vabbè, dipende. Però fino a quando non fanno male a nessuno, Be seeing you. sono sicuramente giudicati malissimo per la loro adorazione. Verso il Daedra al 100%. Sinceramente, mi immagino gente che viene qui con le torce a insultarli. Davvero. Comunque, vediamo. Sanguine esige un campione potente per questa missione. Oltre al dono, bisogna essere più forti. Noi siamo livello 1, siamo schifezze. Almeno bisogna essere di livello 6, 8, 10, non lo ricordo. Vabbè. Un giorno lo faremo e non vedo l'ora. Non vedo l'ora di fare tutte queste missioni daedriche con voi. Allora, dai. Si va a Sod, si va a Skingrad. Eccolo. Questo però è un cerbiatto. E ce l'abbiamo visto, ce l'abbiamo potuto ammirare nello scorso video. Io voglio vedere un cervo. Prima c'era, ma è stato molto rapido a scappare. Allora, sai cosa vi dico? Quanto mi manca a passare di livello? Poco, pochissimo. Potrei iniziare a saltellare a destra e a sinistra, però vorrei evitare. Usiamo alchimia. Dopotutto, è un qualcosa che bisogna fare. Allora, noi abbiamo preso, ecco la farina d'ossa. Che
con canne di ratto. Danno vigore 4 punti per 17 secondi. Oh, questa roba qua è interessante. Mi interessa. Se invece ci mettiamo il formaggio anziché la carne. Resistenza al fuoco. Bene. Importante. Importante magari per il prossimo video. Poi lo scoprirete. Dente d'ogre. Danno intelligenza 1 punto per 4 secondi. Resistenza alla paralisi. Ma sì. No, questa ce l'abbiamo fatto. Evitiamo di ripeterci un po' troppo. Che ne so. Foglie di buglossa selvatica. Beh, è sempre quello che facciamo. A parte all'inizio, siccome siamo scadenti. Oh, scuro visione per 20 secondi su di te. Che è qualcosa di nuovo. Possiamo fare poche pozioni diverse. Bisogna aumentare il livello. Oh, eccolo qua, ragazzi. Per passare di livello, cioè informatevi, il gioco, bisogna andare a dormire. E qua incomincia a piovere. Quindi, sapete cosa farò? Andremo a Skingrad. Entreremo nella locanda. Ci faremo un bel sonnellino. E qua nel frattempo c'è un ratto che ci insegue. E il nostro quello è troppo lento, secondo me. Oddio! Le pietre del destino. Qui c'è una grotta. Ah, anche di là. Ah. Mi piacerebbe fare discorsioni su queste pietre, ma non ne so nulla. Sono misteriosissime. Ma mi affascinano troppo. Allora, praticamente, ragazzi, oh, stele di Aterius. Allora, esistono due tipologie di pietre del destino. Quelle del paradiso e quelle del segno zodiacale. Il segno zodiacale quindi hanno il nome delle costellazioni, ladro, eccetera, eccetera. Del paradiso sono queste. Aterius in questo caso. Ancora mi segui? Ancora mi segui? Ah sì? Ok, allora. Sarò cattivo con questo ratto. Poi ragazzi ve la spiegherò, eh. La stele si anima sotto la tua mano, stai cercando le sue armi ed armature evocate? Sì. Ok, dove sei, ratto? Secco. Morto malissimo. Allora, quella è una pietra del paradiso, Aterius. Ma anche Magnus, il nome delle lune, che in questo caso non Master e Seconda, ma Ione e Iode. Io le chiamo così, poi la pronuncia reale non la conosco. Insomma, queste sono pietre del destino, e pietre del destino ti danno, sono attivabili in base alla fama o l'infamia che hai, se sei buono o cattivo. Queste qui, invece un'altra cosa ancora. Stella runica Reman. Come avete potuto vedere, abbiamo evocato armi, armatura anche, direttamente dall'Oblivion. E guardate il nome, Reman. Reman è l'imperatore. Ce ne sono tre in totale, diverse. Reman, se non sbaglio l'altra si chiama Estra, che è un'altra imperatrice. E poi ce n'è un altro, di cui non ricordo il nome. Probabilmente un altro imperatore del passato, non lo so. Però le mie conoscenze terminano qua. Se non sbaglio... No, se non sbaglio, sicuramente... Quando poi rimettiamo l'arma dentro l'evocazione scompare. L'armatura ci rimane ma l'arma scompare. All'università arcana è probabile che facciano delle conferenze su queste pietre. Sono passati 9 anni, ragazzi, e non le ricordo affatto. Però ne parlavano, questo sì, questo lo ricordo. Qua? Siamo arrivati? Probabile. Sì. Skingrad, ragazzi, è una città molto pulita, ordinata. Ah, guardate un po' i campi. Sono rinomati per il vino. Vi ricordate le due bottiglie di vino che abbiamo visto all'interno della locanda lì a Chedinal? Dove c'era la Dammer? Bene, quel vino, quei vini lì li fanno qua. Li fanno qua. Oddio, presentarmi con l'armatura da Edrica è qualcosa di tremendo per il roleplay. Cioè, è inverosimile.
È strano, non ti dicono niente. Vabbè, questo è un difetto dei test, anche Iscarim. Cavoli. Vedi uno visto così. Lo puoi scambiare per un Dremora, per dire, no? Comunque. Dai. Andiamo verso la locanda. Andiamo a dormire. Magari smetterà anche di piovere. E poi passeremo di livello. Eccola qua. Locanda Westwild. Ricordate il nome del vino? Si chiamava così pure. Westwild qualcosa. Westwild perché è la zona. Ora che ci penso. Aspettate. Vabbè. Ecco. The Westwild. Vedete? Allora. Vediamo un po' chi c'è qua dentro. Comunque già avete visto Skingrad, eh? Già lo stile architettonico è come viene diverso dalle altre due cittadine che abbiamo visto. Hail. Salve. Welcome to the Westwild Inn. I'm Irina Giranis, the proprietor. If you'd like food or a bed, speak to me. Ok, un letto. Ah, dimmi anche qualcosa su Skingrad, va. Count Skingrad has ruled here all my life. The county is quiet and prosperous. In the old days, the Kolovian estates were always in the thick of some war or rebellion. But that's ancient history. Mm-hmm. Vabbè, un letto. I have a lovely room on the corner if you're interested. It's 20 gold for a night. Qua costa di più. Excellent. Quindi... I'm sure you'll be quite satisfied. Aspetta. Go upstairs and look for the door on the right at the end of the hall. Sleep well. Alla fine della sala sulla destra, ok. Quindi aspettiamoci un albergo migliore. Con un servizio migliore. La torcia è andata, come sempre. Sto punto. Posto. Hurry up before I change my mind. Questo è un orco che parla sotto. Addirittura terzo piano, eh. Secondo, vabbè. Considerando il piano terra. Allora, in fondo, a destra. Sì. Guardate che roba questa stanza. Carinissima. Qui un gioco moderno sarebbe stato davvero fighissimo, perché le vetrate, cioè queste vetrate sono finte, non possiamo vedere l'esterno. Un test 6 magari, ecco, ci regalerebbe anche questo dettaglio in più. Allora, una bella dormita. 8 ore. La vocazione è andata. Giustamente. E adesso possiamo passare di livello. Capisci che per tutta la vita ti sei limitato a navigare lungo le coste come in sogno. Improvvisamente, affrontando le prove degli ultimi giorni, sei diventato vivo. Allora, come detto prima, forza, agilità, più 4, vedete, non posso non approfittarne. Assolutamente. Ok. Adesso League di livello 2. È migliorato. Sempre scarso, carità, però è migliorato. 8 ore di sonno ce le siamo fatte. Possiamo andare. Anche questo si è svegliato adesso, va. Yes. Possiamo continuare il nostro viaggio. Bisogna andare a cavaccio. Turn your bones to ash. Back off. Mamma mia, che damme scontroso. Antipatico. Il tempo qua è sempre brutto. Guardate comunque Skingrad. Una rapida occhiata. Ci torneremo, ragazzi, assolutamente. Gilda dei Maghi. Emporio. Fa vedere giusto proprio le differenze. Capite? Questa è la bellezza. Over here. Yes, you. We can't talk here. Too public. Meet me behind the great chapel at midnight. Don't let anyone follow you. I'll make it worth your while. Lui è il personaggio più paranoico di tutto.
tutta Oblivion, di tutto il Tamriel, meglio dire. Assolutamente. Molti di voi lo conosceranno grazie al video di Yotobi, sono convinto. Lui mi è simpaticissimo pure. E la rifaremo quando torneremo però a Skingrad. Adesso no. Allora, fermiamoci qua e poi... torniamo sui nostri passi. Questo dovrebbe essere Rislav, il re di Skingrad del passato, prima era. Lui fece delle cose abbastanza importanti, tipo... uccise l'imperatore che c'era in quel periodo. Non mi ricordo il nome di quell'imperatore affatto. Però dopo Alessia dovrebbe essere stato il secondo imperatore. Va bene? Lui lo ammazzò. Lui uccise anche per colpo di stato. Il fratello era il re in quel momento di Skingrad. Fece un colpo di stato perché, vabbè, il fratello non era tanto competente. Però lui non si risparmiò. Uccise il fratello tagliandogli la testa. Poi c'è un dubbio, tagliò la testa anche dell'imperatore? Una volta sta storia la citai nel video inerente a Cavaliere senza testa. Però lì ho fatto forse confusione dicendo che tagliò la testa dell'imperatore, ma non sono convinto, forse soltanto del fratello. Vabbè, anche di lui ne leggeremo sicuramente più avanti. Allora, dai. Ci siamo riposati. Qua c'erano cose da vedere interessanti, anche inerenti a Skyrim, però dai, non posso perdere tempo, bisogna andare a cavaccio. Siamo passati di livello, dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare, via. Avete visto comunque? Cioè, abbiamo trovato le pietre del destino, meglio dire, del paradiso e le rune, in questo caso attinente a Rehman. Poi... abbiamo incontrato il santuario di Sanguin. Questo è Oblivion. Questo è The Elder Scrolls. Chi ha parlato? Agguato. Complimenti. Ma non ti vedo. Ah. Vedete come si è nascosto bene? Furbo. Complimenti a te. Mi sei piaciuto. In genere questi qua ti vengono contro, ti attaccano, ti chiedono i soldi. Questo proprio no. Questo volevano. Questo voleva soltanto la nostra carcassa putrida da derubare. Ci ha attaccati subito alle spalle. Ha dato il braccio, la mano. Lig forato completamente. Che belli questi fiori. Che bella la strada. E quotando alcuni vostri messaggi, anch'io apprezzo ancora molto Oblivion oggi di base. Però il miglioramento è chiaro e netto. Non lo si può non preferire questo. Però, sì, a punto di vista dell'ambiente, tutto giocherei benissimo anche base. Ma le facce no, le facce devono essere modificate, ragazzi. Per quanto riguarda me, perlomeno. Non posso soprassedere su quei volti. Allora, lì sopra c'è un imp, l'ho visto. Guardate come mi attacca. Questa, ma come vai vestita? Come vai conciata? Caeta, se mi prendi mi fai male, eh. Nulla da dire, ma dove ti presenti? Oddio. Vista da vicino non mi pare così ridicola, però. A differenza del tuo collega, molto probabilmente, tu sei stata troppo avventata, non ti sei neanche nascosta. Era troppo sicura di sé. Comunque, guardate che bello. Peccato per il maltempo. Guardate che meraviglia questi colori. Ah, lei era di fronte al ponte, non ti faceva passare. Cavaccia è vicina, eh. È davvero molto vicina. Non dovrebbe mancare molto.
Mi aspetto altri attacchi. Altri agguati. Ah, ah. Qui c'è un accampamento. E lo ricordo vagamente. Mi aspetto almeno due banditi, almeno. Rovina aeledica enorme. Questo mi ha sgamato. Cacitto. Sempre guerriere a due mani, eh. Morto male. Eccone giù un altro. Questo è un colpo da 10. Vabbè, per poco. Dove è andato? Eccolo qua. Hai trovato Campo Razava. Campo Khajiit. Ah! Brava. Ah. La cosa bella di opprimere è questa. Uno può saltare e colpire. In Skyrim no. Questa cosa l'ho trovata un po' stupida da togliere, sinceramente. Questa l'ha evidenziata anche Joker. In test 6 la pretendo. Prendiamo. Oh oh. Niente di che. Eravate dei poveracci. Andate, qui un tempo c'era una rovina eletrica, ma c'è rimasto soltanto questo pezzo qua. È andata distrutta completamente. Probabilmente si unisce con quell'altra parte di giù. Con quella che abbiamo vista dall'accampamento dei banditi, quella gigantesca. Prima era un tutt'uno. Poi vabbè, con le guerre, col tempo. Sono passati davvero ere. Ragazzi, non so se... Magari qui avrò fatto anche un taglio, perché ci sono stati 30 secondi di vuoto, non ho detto nulla. Ho combattuto contro quel lupo, però. Ecco, questi tagli qua magari ci possono anche stare. Tranquillissimi. Una guardia. Speak. Niente. Lì c'è un accampamento di banditi. Speak. Occhio. Adesso li lascio perdere, però. Insomma. Magari era disabitato, ma dubito fortemente. Allora, non dovrebbe mancare molto, davvero. Ci siamo quasi ormai. Cavaccio è su. È abbastanza in alto. E qui c'è un ennesimo lupo. Questi lupi, ormai hanno capito che se vogliono mangiare devono stare vicino alla strada. E io devo ammazzarlo, per questo mi seguirà per l'eternità. Allora. Dai. Per forza. Vedete? Ok, ho aumentato anche il tiro. Nel frattempo faccio qualche saltello. Ah! Quello sta cacciando il cervo. E io che volevo attaccarlo. Oddio, però sembrava un bandito, ma magari lo era. Tanto che ormai aveva puntato il cervo. Ma chi se ne frega di sto boss per un seminuto? Pensiamo al cervo che è carne sostanziosa. Well met. What can I do for you? Mandil. Ah, addirittura. Sei bravo in qualcosa, sei un knowledge is the key to success in any endeavor.
Vedete, a volte appaiono questi NPC che possono insegnarci, migliorare su delle abilità, e questo è uno di quelli. We're all talking about the Emperor's murder. We have no Emperor and no heir. That's never happened before. I suppose we should all be worried. Sì. You too. Oh, qui bisogna... ma quello... mi sbaglio. Carità, adesso hanno nuovi volti, però... Ragazzi, avete visto, quindi? C'è gente che fugge. Non è di bell'auspicio. Ecco. Ecco, io qui mi aspettavo un'accoglienza. Il tipo che è scappato teoricamente doveva venirci incontro. Eccolo. Come on, run while there's still time. The guard still holds the road, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. Sì, vabbè, ma corri, un senso la tua fuga. Cosa fai? Hai fatto il giro del logo. Fuggire da cosa? Vabbè, questo è un errore, un bug, non so. God's blood. You don't know, do you? Deidre overran Kvatch last night. There were glowing portals outside the walls, gates to oblivion itself. There was a huge creature, something out of a nightmare, came right over the walls, blasting fire that swarmed around it, killing. Non può essere stata distrutta l'intera città. Go and see for yourself. Kvatch is a smoking ruin. We're all that's left, do you understand me? Everyone else is dead. Come avete fatto a scappare? It was Savli and Matthias. Some of the other guards helped some of us escape. They cut their way out, right through the city gates. Savlian says they can hold the road. No, no, I don't believe him. Nothing can stop them. If you'd seen it, you'd know. I'm getting out of here before it's too late. They'll be here any minute, I'm telling you! Run while you can! Oh, però stavolta sono serio, eh! Un po' il matto, cioè. Un po'. Per carità, qua è una situazione devastante, ragazzi. È terrorizzato ed è normale, poi lo vedrete anche voi. Questi sono persone che abitavano a Kvatch, adesso si sono accampate qua sotto, sotto la città. Cosa succede, per l'amor di Dio? Kvatch is finished. There's nothing left. È la prima volta che mi capita una cosa del genere, devo dire. Lo devo dire. Va bene, facciamo finta di nulla. Purtroppo Kvatch, cioè, questi errori stanno devastando la tragedia che si dovrebbe respirare in questo momento. Va bene, ragazzi, con questa risata e con questa malinconia chiudo il video. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo parleremo anche con gli altri. Cerco di non guardare più la tizia là che sta, non lo so, è morta nel frattempo comunque. E poi andremo verso Kvatch, verso la città. Spero che il video vi sia piaciuto. Buon fine settimana a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutte.